Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi ragazzi ringraziamo tutti quanti Soraya, abbonato e iscritto da un sacco di tempo ragazzi, che ci ha portato questa clip. Quindi ragazzi, metodo per fare il paracadute non selezionato. Faremo quello verde ragazzi, link in descrizione per Play e Xbox. Purtroppo raga, queste attività vanno solo su PS5 e Xbox Series, quindi nuova versione di gioco. A questo punto, una volta che avete aggiunto l'attività per Xbox Next Gen, raga, potremo andare a prendere il paracadute verde non selezionato, che poi in beef, raga, potremo farlo diventare di quale colore ci piace e pare. A questo punto, una volta all'interno, facciamo entrare un nostro amico, ragazzi, che ci dà una mano, perché non possiamo startarla da soli. E a questo punto, una volta che siamo qua, facciamo pronto a giocare. Una volta che spawneremo all'interno, ragazzi, di questa attività, non dovremo fare niente di speciale. Semplicemente dobbiamo salire, ragazzi, sull'elicottero, in modo tale che quando poi ci lanciamo dall'elicottero abbiamo il paracadute. A questo punto, una volta poi atterrati, possiamo fare sbada bam, ragazzi, avremo il paracadute addosso. Quindi stealer come al solito, andiamo su luci vestiario, raga, e switchiamo per circa 30-40 secondi. A questo punto, una volta switchato per 30-40 secondi, ragazzi, le luci vestiario, senza chiudere il menu interazione, raga, aprite il menu Xbox. Qua non si vede perché Soraya non aveva la game capture, quindi registrava con le clip, raga, ma in automatico quando apriremo il menu Xbox, il menu interazione si chiuderà. A questo punto aspettate 3 minuti che è il tempo per crashare per inattività. A questo punto, quando ci dà l'allerta che siamo crashati per inattività, raga, semplicemente l'accettiamo e torniamo in una sessione di GTA 5 online. E a questo punto sbada bam, ragazzi, appena spawneremo ci sarà paracadute verde che diventerà subito questo qua. Cosa dobbiamo fare? Diventiamo membri del CEO, lo switchiamo lo stile del CEO e avremo di nuovo il paracadute. Adesso raga non ci resterà altro che catapultarci, ragazzi, al negozio più vicino a noi per salvare il nostro outfit. E una volta arrivati qua, raga, lo andiamo a salvare come ci pare e piace. Come facciamo per spostarlo, raga? È lo stesso principio del borsone. Se abbiamo un borsone per spostarlo, basta mettere il paracadute Israele sull'altro outfit dove lo vogliamo e ci lanciamo con l'oppressor. Ho portato anche il metodo sul canale, ragazzi. Quindi a questo punto lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale, iscrivetevi, attivate la campanellina e alla prossima. Sbada bam. Pa pa pam dee.